Allora ragazzi, buona giornata a tutti, benvenuti in questa specie di giorno dopo di Napoli-Juventus 1-0. Allora, intanto bisogna dire che per fortuna che io non sono come i napoletani, i tifosi del Napoli, perché comunque quando abbiamo vinto 2-1 a Milano in Coppa Italia, avevo fatto il titolo, non sappiamo neanche noi come abbiamo vinto. Invece loro oggi si stanno esaltando e di fatto neanche loro sanno come hanno vinto ieri sera, perché comunque bisogna dire che era molto simile alla partita che abbiamo fatto noi a Milano. Cioè, primo tempo, poche occasioni da una parte all'altra, non ci sono stati errori difensivi, ecco, quello, anzi, Chiellini è stato l'errore difensivo. Poi al secondo tempo, casualmente, solo per inerzia e quant'altro, l'Inter aveva creato alcune palle gol, noi abbiamo creato alcune palle gol, lo discorso più che altro di casino, perché qualcuno dice le abbiamo create, sì, ma non è che le abbiamo create con chissà che gioco, semplicemente per inerzia, perché dovevi cercare di pareggiare la partita quantomeno. Per quello il Napoli però ha fatto solo il tiro su rigore in porta. Ciò non toglie, sapete benissimo che quando il tabellino dice quello, significa semplicemente che tu hai fatto più che altro hai fatto meno. Bene, hai fatto peggio, peggio, ok, peggio, perché il Napoli non ha fatto chissà che cosa, però tu hai fatto più errori del Napoli, concedendo un rigore da stupidi, perché adesso parliamo anche del rigore. Il rigore, ragazzi, è netto. Il rigore è netto perché, diciamo, tenere l'avversario, no? Proteggersi e quant'altro, cioè, Chiellini, il giocatore, se non sbaglio, adesso non mi ricordo chi ha subito la manata. Non so se era Mani, non mi ricordo, non mi ricordo. Comunque è alto quanto Chiellini, è più o meno. E quindi la mano di Chiellini doveva essere sul petto. E nel caso tieni il giocatore trattenendolo sulla maglia sul petto qua e poi lo molli all'ultimo quando parte il tiro. Così si sente il giocatore avversario. Non andando così con il braccio che è più alto addirittura della tua testa, prendendo lo slancio col portiere che aveva già praticamente preso il pallone e tu prendi in faccia il giocatore. Quello è rigore netto, ragazzi. Quello è rigore netto, non ci sono cazzi, non ci sono cazzi. Ha rischiato prima per un fallo di mano che per me c'era, perché comunque è vero che era attaccato al corpo, però lui praticamente butta in angolo il pallone con il braccio. E per di più, che poi arriviamo anche al discorso del signor Pirlo. Chiellini ha rischiato dopo 2-3 minuti dal rigore, perché lì è vero che prende il pallone, però per negligenza l'arbitro ti poteva cacciare il secondo giallo, perché in Europa un fallo del genere rischi di che te lo punivo, che te lo puniscono con il secondo giallo. Quindi Chiellini ha rischiato il rosso, quindi il discorso su Di Lorenzo, adesso io non mi ricordo neanche che fallo abbia fatto da secondo giallo, sinceramente, però tu rischiavi a metà praticamente. Cioè, a metà, quasi verso la fine del primo tempo, di essere sotto di un gol, sotto di un uomo, con tutte le stronzate di Chiellini, perché Chiellini ieri te l'ha fatta perdere di fatto, no? Perché fino al gol, io avevo la sensazione che solo un episodio potesse sbloccare la partita. L'episodio l'abbiamo creato noi a favore del Napoli, che poi la punizione nasce da una stronzata di Cuadrado. Perché lì lo devi tenere, il giocatore, adesso non mi ricordo se era Lozano o qualcun altro, adesso non mi ricordo. Però lì lo devi tenere, non devi andare subito sulle caviglie così. Cuadrado è ignorante calcisticamente, ma lo ripeto, quando mi viene esaltato significa veramente che, come venivano esaltati i Lichtsteiner, i Pjanic, Khedira, Matuidi e quant'altro, questa gente qui, perché facevano bene in Italia, perché le altre squadre facevano semplicemente più cagare di te? Poi in Europa si prendevano 7 gol in 2 finali e la gente cadeva dalle nuvole. Come mai? Come mai? Il Barcellona è più forte, il Real Madrid è più forte. Grazie al cazzo, tu hai un giocatore mediocre come Pjanic, ma tu dici che nessuno lo caga, nessuno l'ha mai cagato quando è andato via dal Paris Saint-Germain, che dire che era finito, ma già dai tempi del Real Madrid. Ok, che ha giocato una finale semplicemente perché Xabi Alonso era squalificato, se no non avrebbe neanche giocato quella finale lì, e viene esaltato Khedira a giocare. No, non giocava, non ha vinto una Champions da protagonista. Ha vinto una Champions perché aveva quei giocatori insieme.
il mondiale con la Germania, ripeto, un mondiale in un mese, io non lo calcolo neanche perché le competizioni per club, secondo me, sono più importanti e più difficili da vincere rispetto a una competizione di un mese nel quale ti può andare tutto bene, quindi o tutto bene o tutto male. Quindi, noi avevamo la squadra, l'Italia aveva la squadra più forte nel 2002 e al di là del discorso Corea e quant'altro, però comunque ha rischiato di uscire anche i gironi, quindi lasciamo stare. Vabbè, al di là di questo ragazzi, stessa cosa per quanto riguarda anche lo stesso Danilo, no? Lo stesso Danilo viene esaltato qui perché qui in Italia un terzino così va bene. Il terzino, no, Cancelo veniva attaccato, Cancelo è titolare inamovibile di Guardiola adesso, che è primo in classifica, ha quasi una partita in meno dell'Ester, quindi potrebbe andare addirittura più 10 sull'Ester che secondo. Cioè ragazzi, dai, su. Ieri Danilo stava facendo lo stesso lavoro che di solito fa Cancelo City, cioè in fase di impostazione si mette da mediano praticamente, ma con una differenza abissale. Cancelo qualità, Danilo no. Cancelo qualità di uscirti palla al piede anche da solo, Danilo no. Ha fatto due o tre anticipi, però poi nell'ultima giocata, quella finale, cazzo, ha fatto un cross a fine, verso fine partita con un triangolo. Il cross doveva metterlo teso, basso, in area di rigore, l'ha ciccata con i tacchetti, l'ha passata al portiere. Ragazzi, ma questo è un giocatore di calcio? Questo è un giocatore forte, secondo voi? Viene esaltato quest'anno perché a livello difensivo gli dicono di stare lì, bloccato. E il 6, 6 e mezzo che per me il compitino fa, se lo piglia. Ma in Italia sì, è così, ragazzi. In Italia abbiamo vinto i campionati con Matri, Quagliarella, con Pepe, con Estigarribia. Cioè ragazzi, ma il campionato è mediocre dal primo anno nel quale noi abbiamo vinto lo scudetto. Perché il Milan era più forte, e non è per sminuire i nostri scudetti, perché quella è stata un'impresa per noi. Il Milan era più forte di noi però in quell'anno lì. Abbiamo vinto noi con Estigarribia, Pepe, ok? Questi giocatori qui, Zaccherini. E poi man mano ci siamo rinforzati, è vero. Avevamo il centrocampo della Madonna, le riserve probabilmente davano qualcosa di più, adesso si vede. E ragazzi, non è un discorso di Pirlo, io Pirlo a livello tattico non l'ho mai attaccato come non attaccavo in maniera abissale Sarri come facevano molti, perché con questa squadra, quelli che dicevano ecco voi che avete cacciato, avete voluto Allegri via, ragazzi, con questa squadra pure Allegri farebbe cagare, farebbe, pure Klopp farebbe cagare, pure Guardiola farebbe cagare, soprattutto loro, perché chi vuole Klopp e Guardiola sono quelli che non hanno avuto pazienza con Sarri, quindi state zitti che fate più bella figura, perché Klopp e Guardiola non ti fanno giocare in una maniera incredibile e quant'altro in un anno. Soprattutto con questi giocatori qui, soprattutto con Rabiot, con Bentancur, con Arthur, che è un giocatore superato per questo calcio, soprattutto con due terzini che non sono un cazzo in confronto ad altri a livello europeo, come Cuadrado e Danilo, o Alexandro, che Alexandro gli ultimi 5-10 minuti si è proposto in avanti, prima no, stava in difesa quando i cross arrivavano da destra, se ci rendiamo conto, tu stai perdendo 1-0. Con Bonucci e Chiellini, ad esempio, che sono sempre stati sopravvalutati in Italia perché abbiamo vinto i campionati contro praticamente nessuno, ok? E quando andavamo in Europa, Chiellini, insieme al suo compare Bonucci, queste stronzate che ha fatto ieri, le facevano molte volte in Europa, molte volte, molte volte. Perché trovavano lì anche più giocatori più astuti, più esperti, più forti. Bonucci e Chiellini, quante stronzate hanno fatto a livello, al di là dei rigori e quant'altro, falli di mano, falli in attacco, che quante volte ci fanno fischiare, falli in attacco perché queste mani non se le ficcano su per il culo. Quante volte? Quante volte? Quante volte? Ditemi quanti difensori forti delle squadre top fanno tutti questi falli del cazzo. Ma al di là di questo, è Bonucci che si fa fare le sponde ogni volta che cerca di andare in anticipo. Io mi ricordo quella volta, e non è l'unica volta perché ve ne potrei citare tante, quella contro Galatasaray in casa quando abbiamo pareggiato 2-2 che ha segnato Drogba lì, la sponda è andato in anticipo, ma quante volte fa questi errori Bonucci? Quante volte ne ha fatti di questi errori? Qui in Italia va bene Bonucci, va bene Chiellini, ma il vero forte, il vero top player della BBC era Barzagli, che era più completo, è uscito troppo tardi probabilmente, ma era più forte, nettamente più forte di Bonucci e Chiellini, Barzagli.
a livello sia tecnico sia di posizionamento. In una difesa 4 avrebbe fatto sicuramente molto meglio Bonucci e Chiellini, Barzagli. Poi il signor Allegri a Cardiff l'ha messo terzino destro perché ha messo Dani Alves esterno d'attacco. Giusto per dirvi, no? Perché Dani Alves con la qualità che ha, che aveva, da terzino destro ti avrebbe fatto uscire anche con più qualità in fase di ripartenza. Con più spinta. Perché purtroppo solo qui in Italia si fanno certi ragionamenti che i terzini fluidificanti devono fare per forza o gli esterni in centrocampo o gli esterni d'attacco. Qui in Italia si ragiona così e non si cambierà mai. Soprattutto gli allenatori italiani ragionano così. Cazzo. E poi il discorso Morata. Morata sta facendo cagare, al di là della partita contro la Roma, che per me ha fatto una partita da 7, assolutamente, perché ha fatto 4 assist, ha schermato molto bene Villar, ha fatto un grandissimo lavoro anche a livello tecnico e tattico. Contro la Roma per me, e soprattutto aveva l'influenza già lì. È arrivato e tornato da un infortunio a gennaio, ha fatto 2-3 partite di fila dove gli hanno pestato i piedi e praticamente li aveva quasi fuori uso e giocava comunque perché non c'è una riserva, e quello è il problema, e quello è il problema, ok? È tornato, influenza, tac, contro la Roma, perfetto. Stava cercando di tornare un po', influenza, ha giocato contro la Roma con influenza, non, ha saltato praticamente l'Inter per influenza, quindi ha fatto comunque 3-4 giorni con la febbre, ok, influenzato. È tornato e ieri ha giocato male. Ieri ha giocato male assolutamente, però bisogna anche capire che è da gennaio che non è mai in forma fisicamente, per un motivo o per l'altro, e non per colpe sue, di sicuro. Ok, primo, ma non è un attenuante, perché secondo, quelli che attaccano Morata, a prescindere, io Morata lo seguivo ai tempi dell'Atletico Madrid, l'ho seguito alla Juve prima, lo seguo alla Juve adesso, Morata non è questo. Cioè, vi può anche stare in culo quanto volete voi, ma Morata non è quello che non riesce a stoppare un pallone, non è quello che non riesce a fare un passaggio, non è quello che si inciampa da solo sul pallone. Non è questo Morata. Quindi prima di tirare sentenze definitive su Morata, io starei molto attento, perché poi le figure di merda sono dietro l'angolo. Giusto per dirvi. Morata sta facendo cagare, ma se tu avessi avuto una riserva per far rifiatare Morata, Morata non te ne saresti neanche accorto della diciamo condizione fisica e mentale di questo giocatore, perché avresti avuto una sua riserva, e per questo di Morata te ne accorgi molto di più rispetto ad altri giocatori, perché gioca sempre lui, e Kulusevski non può essere un vice Morata, e Dybala non può essere un vice Morata. Morata è Morata, Morata è un attaccante, Dybala non è un attaccante e Kulusevski non è un attaccante. Io sono dell'idea che Pirlo o inizia ad avere coraggio a mettere e dimettere Kulusevski, Morata e Ronaldo insieme in campo, che secondo me sarebbe una cosa che gioverebbe a tutti e tre, o qua la cosa non si risolve, lì davanti parlo, perché poi al centrocampo manca uno come Arthur, che qua lo fanno passare per fenomeno perché è un centrocampo di merda. Ho sempre fatto l'esempio, no? Tu mangi una settimana in ospedale il brodino, poi torni a casa, ti mangi una pasta asciutta e ti sembra il piatto migliore del mondo, ma solo una pasta asciutta. Fine. Quello è. Quindi io... Poi parliamo del signor Pirlo. Perché io l'ho difeso, gli ho detto sempre che comunque non doveva partire da una prima squadra come la Juventus. Tante cose. L'ho sempre giustificato. Ma io non sono napoletano. Io non sono interista. L'ho detto prima, anche per il discorso di analizzare le partite, perché lì a Napoli basta vincere, loro sono contenti, non analizzano. Per loro hanno fatto una grande partita di sacrificio, quant'altro, quando se fossimo stati più freddi noi sotto porta sicuramente non avrebbero vinto la partita, ma quella è una colpa nostra. Se non avessimo fatto la stronzata con Chiellini non avrebbero mai sbloccato la partita, ma quella è una colpa nostra. Quindi loro hanno vinto perché noi siamo stati più scemi di loro, tutto lì. Ma con la squadra rimaneggiata in quella maniera lì non esiste che tu non riesca a fare neanche un gol. Con la Champions in mezzo, quello che vuoi, ma non esiste. Tu non esisti. Cioè, avessero avuto la squadra titolare avrei anche potuto capire la sconfitta. Ma così no. Punto. Ma Pirlo non esiste che dopo una partita del genere, perché avrei potuto capire dopo Juventus-Fiorentina, anche se lì hai fatto delle stronzate pure te levando Ramsey, avrei potuto capire. 0-3, rigori, espulsione, quello che vuoi, va bene, anche se comunque
l'espulsione di Cuadrado c'era, però al di là di tutto c'erano degli episodi dubbi se non netti, e ci può stare, ci può stare, lì ci può, non ci deve stare perché devi fare tu mea culpa, ma ci può stare di più rispetto a ieri, nella quale, ok, nella partita di ieri, il rigore era netto. Hai rischiato di rimanere te in 10 verso fine del primo tempo per una stronzata, l'ennesima di Chiellini, e tu mi vieni fuori dicendo la partita è stata decisa con un rigore dubbio, e poi che abbiamo fatto una buona partita, abbiamo giocato bene. Dove? Dove abbiamo giocato bene? Perché su questa cosa ti posso anche dire, dare l'attenuante che non ci sono i giocatori, che il terzino, che tu chiedi di fare un certo lavoro a Danilo, che fanno terzini forti in Europa e Danilo non è forte. Ti posso dare questo attenuante, ti posso dare l'attenuante che Bentancur e Rabiot non sono quei centrocampisti, ma neanche Arthur, non sono quei centrocampisti di qualità estrema. Ti posso dare manforte sul discorso che McKennie in questo momento è fuori forma perché le ha giocate tutte e non potevi farlo rifiatare prima perché non hai una rosa lunga. E gli interisti che dicono che la Juventus ha una rosa lunga, io vorrei capire che cazzo si prendono. Perché voi avete... manca Vidal, voi avete Eriksen, noi abbiamo Rabiot. Sanchez in forma era sicuramente meglio di Dybala, e soprattutto era un giocatore di calcio. Sanchez in forma, adesso non è in forma nemmeno lui. Vi posso dare ragione sul discorso dei difensori, allora lì vi posso dare ragione. Ma Perisic, quando dico che il vostro limite è Conte, Perisic con un allenatore decente sarebbe un, non dico un grande calciatore, ma sarebbe sicuramente meglio di quello, migliore di quello che è. Eriksen la stessa cosa, e sono due riserve. Già con queste siete superiori a noi, perché noi abbiamo Bernardeschi, Kulusevski e Chiesa, che in questo momento non ne fanno uno. Perché Chiesa viene esaltato, io gli ho dato 6, viene esaltato perché corre, combatte e quant'altro. Poi quando conta però di finalizzare l'azione sbaglia tutto, anche lui, come Kulusevski ieri è entrato male, è entrato malissimo. Ha fatto una mezza cosa buona, ma è entrato malissimo. Col destro lì, siccome è sul destro, non grosso in mezzo. Ma che discorsi sono? I mancini sono limitati. Costa, ad esempio, di destro, calciava, non gliene fregava un cazzo. Purtroppo i suoi problemi erano altri. Però tornando al discorso di prima, Pirlo non esiste. Noi non siamo napoletani interisti che ci attacchiamo all'arbitro. Come fanno loro molte volte, anche quando non c'entra un cazzo l'arbitro, quando ha preso decisioni giuste, per loro no, ha sbagliato. Non siamo così. Perché se queste sono le premesse, caro mio, non crescerai mai come allenatore. A livello tecnico, tattico, qualcosa sicuramente migliorerai con l'esperienza e quant'altro, ma a livello di mentalità no. Non diventerai mai un allenatore da top squadra, top club. Perché io ho detto, io se vogliono partire con progetto Pirlo, parti con progetto Pirlo, lo tieni anche il prossimo anno. Ma se queste sono le premesse, assolutamente no. Perché io non voglio alibi. Quando si sbaglia, si dice di aver sbagliato. Fine. Ieri, se non fosse stata per la partita di inerzia nel secondo tempo, non avresti creato un cazzo sullo 0-0. È quello il problema. È quello il problema. Perché noi, nel primo tempo, Melina, e poi comunque aspettavamo il Napoli, avevamo nel pallino. Cioè, era così la partita. Ok, un dare e avere, praticamente, col pallone. Ma non abbiamo creato nulla, era un passaggi davanti al portiere, basta, perché davanti non hai qualità. E lì posso darti ragione, ma dirmi che hai fatto un'ottima partita, assolutamente no, e che la partita l'hai persa per colpa di un episodio dubbio e con Di Lorenzo che andava espulso. Assolutamente no, assolutamente no. No, no. Perché se queste sono le premesse, queste sono frasi allucinanti, vergognose. Vergognose. Punto. Fine. Ragazzi, io chiudo qua. Ah, altra cosa. Ronaldo segna tanto, quello che vogliamo, ma la squadra gioca per lui. E qui siamo provinciali, perché siamo diventati come le squadre che giocano per l'attaccante che hanno davanti. Segna tanto, ma quanto sbaglia, ragazzi? Quanto stracazzo sbaglia? Morata contro la Roma gli ha dato 4 palloni, uno l'ha buttato dentro, ne ha sbagliati 3. Ieri quante palle gol ha sbagliato? Perché Morata ha fatto cagare ieri sicuramente. Ma Ronaldo ha sbagliato molti più gol di Morata, eh. Morata ne ha sbagliato uno, Ronaldo ne ha sbagliati 3. Su una triangolazione che poteva ridarla a Morata,
Invece è andato per il tiro, qua hanno detto grande Meret. Ragazzi, Meret ha fatto cagare ieri, perché anche in certe parate poteva tranquillamente trattenerla. Invece l'ha tenuta in gioco, respingendola anche male. Capite? E sul tiro di Morata, in primo tempo era in fuorigioco Ronaldo, era davanti. E quel tiro andava in porta. Ragazzi, e questo è. Perché Ronaldo viene esaltato, perché ti fa il gol incredibile contro la Roma, siamo tutti d'accordo. Però lui vuole essere al centro di tutto. E quello è il problema. E non avendo giocatori come li aveva Real Madrid, diventa più un problema che una soluzione. Ti può essere una soluzione a volte come contro la Roma sicuramente, ma in altri casi no. Perché non esiste che tu, attaccante, ok, ti puoi chiamare anche Ronaldo, non me ne frega un cazzo. Se il tuo compagno è in una posizione migliore per andare al tiro, la passi a lui, non vai al tiro te da una posizione defilata, tirando di sinistro in una maniera oscena. Vabbè, io ripeto, quando se ne andranno via i senatori e Ronaldo, si potrà ripartire con aria fresca, aria pulita, aria nuova, ripartire da zero. Non vincerai subito sicuramente, ma potrai costruire un qualcosa per il futuro. Perché così stiamo andando avanti, come gli anni passati, gli ultimi 3-4 anni, per inerzia e basta. E i giovani che hai preso non sono giovani promettenti, perché possono giocare in una squadra come questa, ma in una grande squadra. Che cazzo volete che vadano i Chiesa, i Kulusevski, questi giocatori qui? Non calcolo Bernardeschi, perché, però questi giocatori qui, dove volete che vadano? Anzi, buona giornata a tutti, sempre comunque fino alla fine. Forza Juventus, ma Pirlo così non va. Quelle parole non vanno. O cambi lì, o è finita. O è finita, cioè tu non diventerai mai un allenatore da top club, te lo dico qua, Perché uno può essere bravo, o non bravo a livello tecnico, tattico, può fare un gioco propositivo o meno, ma se questa è quella è la cosa che manca, se manca lo spirito di autocritica e se invece c'è l'alibi, non vai comunque distante. Basti vedere Gasperini, no? Allena l'Atalanta, non ha mai allenato una top club a parte l'Inter ed è stato cacciato. Ciao a tutti.